Post gara di un derby acceso, Luciano Niccolai, è stato un derby che alla fine avete portato avanti voi, perché avete fatto rientrare la serie quasi sul finire e poi siete scappati via di nuovo. Sì, è stata una gran partita, come ogni derby si accende un po' l'aria, ognuno di noi ha dato del nostro meglio. Gaeta con Guido, Violo e Marrocco, che diciamo sono stati i maggiori esponenti che hanno fatto più punti, si sono messi in luce e è uscito fuori un bel derby. Noi logicamente dall'ultima alla prima dobbiamo dare sempre il nostro meglio perché abbiamo degli obiettivi abbastanza alti. Quindi, come ci ha detto il coach durante la settimana, dobbiamo essere grandi con le grandi e spietati con le piccole. L'atteggiamento è questo. È stata una settimana di straordinari perché praticamente giocato domenica una partita all'overtime, una partita stasera e poi c'è un'altra trasferta domenica. Sì, infatti, una partita poi sofferta come quella di Frascati, diciamo ce la siamo giocata alla pari fino all'ultimo periodo, poi è andata meglio, abbiamo fatto dei punti importanti all'overtime e ora abbiamo Tevere sabato. Diciamo siamo un po' affaticati, questo sì. Giorgio, prima di tutto come va la spalla? Abbastanza bene, anche se è la prima volta che mi capita, quindi sono un po' preoccupato, però niente di che, il medico ha provveduto. Il derby è sempre un derby e alla fine abbiamo sentito coach Di Rocco che si sentiva fin su alla tribuna. Sì, il coach chiedeva maggiore intensità come la partita richiedeva, magari avevamo qualche difficoltà nello spingere visto il campo che non era in condizioni ottimali, però come ha detto bene Nick, noi dobbiamo cercare a volte di non guardare l'avversario ma pensare a noi stessi e fare sempre il 100%. Domenica c'è la Tevere e molte squadre tengono d'occhio questo Metaformia. Sì, domenica la Tevere è un campo un po' difficile per noi, non ci ha portato sempre buona fortuna, però noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita, sarà difficile perché comunque è una squadra giovane che non ha nulla da perdere, entra in campo per dare battaglia e quindi la prepareremo in poco tempo perché oggi è mercoledì, giochiamo sabato, però buon Halloween, ce lo passeremo lì facendo una sorpresa, uno scherzetto magari a Roma. Allora ce l'auguriamo, in bocca al lupo. Crepi. Ciao Lick. Ciao. Filippo Di Maio, sei stato presentato come l'eroe di Frascati, una bella vittoria e sei stato tu a guidare la panchina. Iniziamo proprio da Frascati, che sensazione? Per me è stata la prima partita diretta in Serie C e un esordio vincente. Era importante vincere perché abbiamo dato un messaggio importante al campionato, abbiamo fatto capire che noi vogliamo vincere il campionato e che siamo pronti ad affrontare e a battere anche le squadre più strutturate come il Frascati e anche il Don Bosco. E quindi i ragazzi sabato hanno speso molto in campo sia a livello fisico ma soprattutto a livello tecnico. Abbiamo contenuto i fratelli Spizzichini soprattutto nella fase realizzativa e abbiamo dato spunto alle nostre azioni in attacco. Abbiamo avuto un momento particolare con l'espulsione di Coach Di Rocco in cui siamo andati sotto e poi con il canestro di Nick siamo riusciti ad andare all'overtime e poi vincere la partita al tempo supplementare. Parliamo di questo match con il Gaeta, è vero che è un infrasettimanale, forse una media punti un po' bassa, 20 a quarto, e una meta che alla fine ha avuto bisogno della tirata d'orecchie del coach. Sì, sicuramente abbiamo avuto bisogno della tirata d'orecchie del coach perché i nostri ragazzi si erano rilassati, anche perché siamo stati in vantaggio fin dal primo minuto di gioco. Noi abbiamo preparato la partita soprattutto in difesa e abbiamo contenuto un grande giocatore come Violo ma anche Marrocco e poi siamo andati in attacco con i nostri talenti come Porfido, Rodriguez, Gatto, ma anche le nostre seconde linee che oggi si sono battute bene in campo come Di Mambro, Scarpelli e anche lo stesso Antonio Massaro. Possiamo essere soddisfatti di questa partita, nonostante con il punteggio abbiamo vinto di 22 punti, quindi penso che abbiamo lavorato bene anche dal punto di vista difensivo come abbiamo preparato la partita insieme al nostro coach Di Rocco. Domenica si legge Tevere ma in realtà è Tiber, un settore giovanile di tutto rispetto.
Sì, domenica andiamo a Tevere, e come hai detto tu è un settore giovanile molto importante. Loro sicuramente sono una squadra di ragazzotti che militano in questo campionato. Noi dobbiamo non cadere nella loro trappola e sicuramente nella fase di profondità e di contropiede che loro metteranno in campo. Dobbiamo stare attenti e soprattutto lavorare nella fase di transizione difensiva. Coach, hai imparato squadre diverse, obiettivi diversi, tecnicamente due livelli che possono essere letti in modo diverso, però è uscito un bel derby che forse il suo meta, il suo senapo stava per accendere sul finale. Sì, sul finale, ma un po' troppo tardi, perché mancava pochissimo alla fine della partita. Io penso che ci abbia girato pure un po' anche a loro, ovviamente, le condizioni del terreno, abbastanza scivoloso. Poi ci avrei da ridire un po' sull'arbitraggio, c'è qualche pitch veramente assurdo. Ma non mi riferisco solo nei nostri confronti, proprio nell'ambito di tutta la partita. Però va bene così, noi sapevamo che qui era impossibile poter prendere due punti. Infatti siamo venuti con la spensieratezza della situazione, perché i nostri punti dobbiamo prendere lo squadro più alla nostra portata, certo non è il meta, che sarà allestita e costruita per poter vincere il campionato. C'è gente come Sorrentini, Rodriguez, Carpici, che hanno giocato in categoria. Io sono venuto una squadra in banchina, c'erano 4-9. Qui la blocco perché devo farle i complimenti, perché ho visto una linea verde, visto che siete verdi vestiti, ma una linea verde giovane che potrebbe essere il futuro della Serapo. Cioè, ma questo è il nostro obiettivo quest'anno, è di mantenere la permanenza in C2, ma al tempo stesso dare minuti importanti ai ragazzi del nostro Real. Non a caso Mannarelli ha giocato 25-30 minuti, Corscione ha sentito molto la partita rispetto a sabato, sabato è stato devastante. Poi alla fine ovviamente la partita è andata, è giusto pure che sia dato spazio a questi ragazzi durante la settimana, si allenano con la voglia giusta per poter affrontare queste partite. No, ma siamo abbastanza soddisfatti, forse potevamo fare qualcosa in più obiettivamente, abbiamo sbagliato un po' troppo, però non fa niente, va bene, prendiamo il risultato e su questo lavoreremo per migliorarci di settimana in settimana. Nel weekend arriva il Fonte Roma Eur, praticamente si fanno gli straordinari in questa settimana ed è lì che la Serapo deve fare i suoi punti. Anche se è una partita non semplice, perché Fonte Roma Eur è una buona squadra, però noi a Gaeta, in casa nostra, che è il nostro fortino, riusciamo sempre a fare delle prove abbastanza valide. Vediamo, giochiamo e poi diremo. Quella è una partita che dobbiamo giocare per vincere, questa si sapeva, il pronostico era abbastanza chiuso. Non c'è troppa differenza obiettivamente, non potevamo fare molto più. Siamo alla quinta giornata, le squadre del campionato hanno tenute tutte fede alle promesse del prestagione, o c'è qualcuno che ha sorpreso nel bene o nel male? Ma io penso che più che abbia sorpreso nel male Tevere e Pampli, che non so che abbiano fatto oggi, ma siamo in squadra, stanno ancora a 0 punti, sono due squadre che secondo me dovevano avere una classifica migliore. Noi infatti siamo andati a vincere a Tevere la prima, poi il rammarico nostro è Belletti in casa, una partita abbiamo condotto, abbiamo perso in semifinale, là l'inesperienza di alcuni ragazzi è venuta fuori. Vabbè, però non serve per fare le ossa. Serve per fare le ossa. Io penso, sono abbastanza, io credo che ci salviamo. Grazie coach e in bocca al lupo. Grazie.